Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Buon sabato pomeriggio, oggi giornata quasi estiva, molto calda, abbastanza ventilata, tranquilla. Ho appena finito di vedere alla televisione l'incoronazione di Re Carlo e pur non apprezzando la monarchia e tutto quello che ci sta dietro, ma non voglio entrare in nessun tipo di discorso particolare, devo dire che mi è piaciuta molto, l'ho trovato quasi imbarazzato da questa corona, intimorito, e ho trovato anche Camilla un po' spaventata da tutta questa regalità che la circondava. Insomma, mi hanno fatto veramente un po' di tenerezza questi due anziani che si ritrovano catapultati in un mondo di responsabilità che forse non avrebbero neanche avuto. Questa è soltanto una mia idea, però dopo aver visto la serie televisiva, che pur se romanzata, pur chiaramente con tante aggiunte televisive, mi ha fatto veramente un po' pensare su questi mondi così distanti da noi, dove purtroppo per l'etichetta, per il regno, per il potere, bisogna stare dentro a delle regole che a volte comunque ci distruggono la vita, come un po' è successo anche a loro. Quindi vabbè, io davvero, se guarderete il mio video regali d'Inghilterra, vi auguro davvero tanta serenità, e la forza di continuare comunque, ad essere delle persone umane nel mondo. Ma veniamo al video di oggi. Vi avevo promesso una piccola recensione, che non vuole essere una recensione, sapete, non so mai come utilizzare questo termine, su il mio Discovery Set che mi sono regalata del brand Acqua del Lario. È un brand del territorio che ho scoperto per caso in una piccola profumeria a Lecco. E ne sono rimasta piacevolmente colpita. Sono dei profumi davvero molto molto interessanti, secondo me molto ben costruiti, che riportano alle fragranze dei venti che aleggiano sul lago di Como, ma a volte arrivano anche sul lago di Lecco, che per qualche persona incredula esiste veramente. Vi invito a venire a Lecco. A parte le battute sciocche che sto facendo, come li ho provati? Ogni sera mi scrivevo sul mio pezzettino di carta, veramente molto primitivo, le prime impressioni proprio spruzzate dopo 5 minuti, dopo 10 minuti, quello che mi regalavano. Ma veramente sono delle recensioni, spero veloci, perché sono 8 profumi, non vorrei star qua tutto il pomeriggio. Ho chiesto poi al brand se potevo rileggervi come hanno descritto loro il profumo e soprattutto il vento a cui l'hanno abbinato. Mi hanno dato assolutamente carta bianca, mi hanno detto che erano contenti di questa cosa, e quindi io ho così mi sono appropriata di queste descrizioni, che trovo veramente molto molto empatiche e anche molto romantiche. Per chi vive sul lago di Lecco, di Como, dove volete voi, sapete bene che cosa intendo. Il lago è un ambiente che mi piace tantissimo. Regala malinconia, regala romanticismo, soprattutto nelle stagioni autunnali, invernali, quando trovate quella pioggerellina e quella nebbiolina che sale piano piano, è davvero molto suggestivo, molto bello. A me piace tantissimo abitare vicino al lago, insomma, e poi vabbè, abbiamo la fortuna di avere anche le montagne, quindi abbiamo praticamente tutto. E ho pensato di dividere questi profumi, sono 8, cioè ho pensato, provandoli, ho detto mi sembra che rispecchino per me le stagioni, e quindi ho scelto due profumi per la primavera, due profumi per l'estate, due profumi per l'autunno e infine due profumi per l'inverno. Non rispecchieranno sicuramente quello che il produttore ha voluto creare, perché comunque secondo me sono universali, si possono mettere in qualsiasi momento dell'anno tutti e 8, sono buonissimi. L'ho fatto per darmi la possibilità di comprarne uno per volta, perché altrimenti li avrei veramente comprati tutti. I prezzi sono di una media profumeria di nicchia: un 50 ml costa 69 euro, se non ricordo male, e un 100 ml costa 98. Io ho già scelto
due profumi che mi voglio far regalare per la festa della mamma e per il mio prossimo compleanno il 26 di maggio. Ho già dato indicazioni in largo e in lungo a chi di dovere e sicuramente ne proverò due che sono uno per la primavera e uno per l'estate, ma poi ve li racconterò. Allora, partiamo con il primo profumo. Allora, i primi li proverò sulla pelle, ma poi 8 sono veramente tanti, quindi mi sono portata le mogliette in modo che ce li sentiremo. Comunque li ho provati, li ho testati tutti sulla pelle e sono dei profumi davvero molto interessanti, molto belli, sempre discreti, mai opulenti, non fastidiosi, alcuni più intensi, altri meno. Mi sono piaciuti davvero tutti perché hanno tutti un qualcosa di particolare che poi richiama veramente anche il vento al quale sono stati abbinati. Allora, profumi per la primavera. Parto con il profumo Liscione. Vi leggo le mie impressioni, cioè proprio quello che io ho percepito, e poi andiamo a vedere quello che è veramente descritto nel profumo. Potrebbe essere che ci ho azzeccato, potrebbe essere che non ci ho azzeccato nulla. Allora, il profumo Liscione io mi sono scritto fresco, fiorito, fruttato, primavera, estate. Queste sono le cose che io ho scritto. E su Liscione, sul profumo Liscione, viene riportato questo: profumo fiorito e fruttato. Sublime accordo tra le dolci note di melograno e del ribes nero e le fresche note agrumate del bergamotto. Ma vediamo ora il vento. Il vento Liscione soffia gagliardo da sud-ovest e ha origini dalla Valbrona, una lussureggiante località ricca di pendii, di boschi e acque, un luogo intriso di mistero dove sono ancora visibili i resti delle antiche popolazioni celtiche che un tempo abitavano la vallata. Il Liscione cala portando il cattivo tempo, aprendosi a ventaglio sulle acque del ramo lecchese. Grandi! Allora, ce lo spruzziamo. Ho cercato di essere molto parca nello spruzzo perché non li voglio consumare. Allora, è un profumo davvero molto molto fresco. Allora, le note riportate sono le note di testa, bergamotto, ribes nero, camomilla, melograno. Le note di cuore sono fior di arancio, iris, legni preziosi e il fondo muschio, ambra, fava tonka. Allora, io percepisco molto bene il bergamotto e la camomilla che rendono fresco il profumo proprio al primo spruzzo, ma poi la camomilla ha secondo me quella dolcezza, quella delicatezza che me lo fa apprezzare tantissimo. Il fior d'arancio lo sento e lo sento fino alla fine, mi piace. Il fior d'arancio è una delle note che apprezzo di più, soprattutto nella stagione primaverile estiva. E poi, proprio evolvendo sulla pelle, io poi me li sentivo mentre stavo leggendo un libro la sera, quindi ogni tanto ero lì che snasavo, escono piano piano l'ambra e il muschio. Io la fava tonka non l'ho sentita molto, però vi devo anche dire che veramente facevo proprio uno spruzzino. Secondo me bisognerebbe avere, ecco, magari una quantità un po' più grande di profumo, e che io non volevo consumarli tutti facendo il test. Un profumo che mi è piaciuto tantissimo, fresco, paragonandolo un po' alla descrizione che fanno loro di questo vento, è proprio il profumo fresco, brioso, quasi frizzantino, proprio dato dal bergamotto che c'è prima di un temporale, di un temporale primaverile. Un profumo che ho davvero apprezzato e mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Secondo profumo per me della stagione primavera è il profumo Tivano. Su Tivano, per chi è della Lombardia, per chi è della zona del Comasco, del Lecchese o comunque dintorni, sapete benissimo che c'è il gruppo super famoso dei Davide Van de Stroos che ha proprio dedicato una canzone a Breva e Tivan, che sono due eventi. Breva lo incontreremo dopo. Vi metto poi nell'info box tutti i riferimenti dell'azienda, tutti i riferimenti dei profumi e vi metto anche il riferimento di questo fantastico gruppo del territorio che io amo alla follia. So quasi tutte le canzoni a memoria, anche perché canta principalmente in dialetto, ma ha delle musiche che sono
davvero meravigliose. Questa di Breva et Ivan evoca proprio il vento, il temporale, l'atmosfera del lago così cupa, così quasi a volte spaventosa, perché quando arrivano dei temporali forti il lago fa veramente paura. Ecco, vi lascio il link anche di quello, così facciamo anche un po' di conoscenza di gruppi del territorio, ma io so che è famoso anche fuori dalla Lombardia, ovviamente, perché ha questo modo particolare di cantare le canzoni in dialetto. Che io apprezzo tantissimo, veramente un gruppo eccellente. Allora, vediamo cosa possiamo dire di Tivano. Che buono. Raffinata e delicata, il Tivano è una fragranza speziata che nasce dal perfetto bilanciamento di accenti fruttati e note che rievocano l'Oriente. Ed è vero, perché c'è questa freschezza mischiata a questa anche sensualità, questa intensità. Vediamo che cosa ho scritto io. Tivano mi ricorda il profumo del vento sul lago, del vento fresco ma ambrato e ricco di spezie. Potrebbe anche essere una descrizione sciocca, ma io ho scritto questa cosa quando l'ho provato. Ed è un profumo che mi ricorda un altro profumo che ho sentito, di cui non ricordo il nome perché non ricordo, non sono così esperta, e ricordo che sono solo un appassionato, un amante di profumo, ma ha questa caratteristica all'inizio fresca che poi si trasforma quasi subito in un profumo speziato, quasi orientale. Allora, il vento Tivano è il principale vento del lago, soffia ogni mattina all'alba per poi affievolirsi fino a scomparire tra le 10 e le 11. Benevolo spira da nord, o meglio da nord-est, la sua assenza può essere presagio di brutto tempo. Un po' quando non c'è la calma prima della tempesta. È veramente buonissimo. Allora, le note sono testa, mandarino, mela, cardamomo, note fruttate. Cuore, fiori di arancio, lavanda, noce moscata, cumarina, fondo, fava tonka, ambra e cuoio. Principalmente io ne sento tre. Cardamomo, noce moscata, cuoio. Con una nota fresca che potrebbe essere quello del mix fruttato di mandarino e mela, che regalano quella freschezza ma proprio iniziale, ma poi diventa un piacevolissimo, secondo me, profumo speziato che io adoro. Anche se potrebbe sembrare intenso per questa nota speziata, a me piace tantissimo e l'ho messo nella primavera. Passiamo ora alla stagione estate. Per la stagione estate io ho scelto il profumo Garzeno come primo. E vediamo cosa ho scritto nei miei appunti. Garzeno mi ricorda l'estate, mi ricorda il profumo della crema sulla pelle salata, mi ricorda il profumo di un prodotto solare molto buono, molto estivo. Impressioni fatte così, ma ce lo sentiamo qui. Mamma, è buonissimo. Allora, Garzeno, fresca e fiorita, una fragranza elegante e delicata da utilizzare tutti i giorni. Il vento Garzeno, un vivace vento che con i temporali cala sulle acque del lago dalla valle di Dongo. Soffia da nord-ovest e prima di lambire la riva passeggia per i boschi, monti e vallate, per poi tuffarsi nelle limpide acque di Dongo. Increspa il lago, fa danzare le giadre e le imbarcazioni e porta con sé la pioggia e la frescura. Questo è un profumo fresco, secondo me è un profumo verde che ricorda proprio quelle fragranze che sentite nei boschi, la fragranza delle piante, la fragranza del sottobosco, la fragranza molto fresca dei fiorellini appena spuntati. E poi sulla mia pelle, probabilmente anche per il pH, si trasforma in questo profumo
quasi salato che mi piace da morire e che mi regala insieme a tutte queste note verdi una fragranza salata da pelle abbronzata, da pelle esposta al sole. Io lo trovo meraviglioso, mi piace da impazzire. Allora, le note sono testa, ninfea, note verdi, fico, arancia amara, cuore, osmanto, rosa, gelsomino, note acquatiche, fondo, legno di cedro, note ambrate, muschio bianco. Io percepisco tutta quella parte verde di questa fragranza, quindi le note verdi, il fico, le note acquatiche, per poi così trasformarsi in una fragranza più rotonda, più cremosa, come se fosse il profumo della vostra pelle quando tornate da una giornata al mare o anche da una giornata al lago, perché no? È un profumo che mi piace davvero, davvero tantissimo e che sicuramente comprerò. Seconda fragranza per l'estate, Menagino. E qua, ragazzi, qua è un tripudio. Menagino, dolce, pannoso, biscottoso, estate, primavera. E lo spruzziamo di qua. Questo, che buono che è. Allora, Menagino il vento. Assistere al suo passaggio è un'evenienza rara e non comune. Questo vento può infatti non manifestarsi per anni. Il suo soffio impetuoso e temporalesco, proveniente da ovest, scuote i tardo primaverili ed estivi fioriti pendii della sponda occidentale nel quale è collocato il divino paesino di Menaggio, località della quale il vento prende il suo importante nome, Menaggino per l'appunto. Menaggio, se non lo conoscete, è una splendida località turistica meravigliosa, circondata dal lago e da splendide montagne. È un piccolo gioiello del nostro territorio. È veramente meraviglioso, tutta la zona del lago, sia dalla parte di Como che dalla parte di Lecco, ha dei gioielli, dei piccoli paesi che sono deliziosi, sono amati da tutto il mondo, ci arriva tutto il mondo e soprattutto nella stagione primaverile ed estiva sono ricchissimi di turisti, veramente c'è il mondo, ma il mondo veramente. Un luogo davvero davvero delizioso. Se non siete mai venuti, fateci un pensiero perché ci sono dei paesi, delle piccole località che sono fiabesche, veramente meravigliose. Allora, note, dove l'ho messo? È qua, scusate. Le note sono testa, vaniglia, caffè dolce, cuore, gelsomino, rosa bulgara, neroli, frangipane, fondo, sandalo e fiori bianchi. Questo profumo è una meraviglia. Allora, io sento subito i fiori, gelsomino e rosa bulgara, e poi esplode la vaniglia, esplode il caffè. È un profumo davvero goloso, anche se secondo me non gourmand, e quindi lo apprezzo tantissimo. Sapete che io non amo i profumi gourmand, cioè, o meglio, non amo i profumi troppo gourmand. Questo non è troppo gourmand, è un mix di dolce, di fiorito, buonissimo, veramente, veramente buonissimo. Passiamo ora all'autunno. Per l'autunno io ho scelto Bellanasco. Lo speziato Oriente in modo originale e creativo, pompelmo, basilico e foglie di cedro conferiscono al Bellanasco un gentile tocco aromatico. Il vento, proveniente dalle zone sopra Bellano, una cittadina che sorge lungo la costa orientale del lago, sovrastata da una suggestiva gola naturale con misteriose spelonche, stretti anfratti, vegetazione e rimbombi di acque tumultuose. Il Bellanasco è un enigmatico vento che soffia dapprima intenso e potente per poi esaurirsi con l'arrivo delle precipitazioni. Allora, le note sono note orientali, peperosa, pompelmo, noce moscata, cuore, ylang-ylang, sandalo, basilico, cedro, fondo, vetiver, labdano e fava tonka.
E io vediamo cosa ho scritto del Bellanasco. Profumo d'autunno, profumo erbaceo, profumo lacustre, profumo liquoroso. Non ho detto che assomigliano a quelle che hanno scritto loro, eh? Osiamo. Come si fa a non amare questi profumi? Mamma mia, è un profumo dove io sento il pompelmo e il basilico, forse perché sono due note che amo particolarmente, soprattutto la nota del basilico. È un profumo che potrei anche utilizzare in primavera, ma anche in estate perché ha questa freschezza che apre e poi comunque. Le note orientali, la fava tonka, il vetiver, secondo me, gli danno anche un po' quel corposità, cioè insieme alle note così fresche del pompelmo e del basilico si aggiunge una certa corposità al profumo. E io me lo sono immaginato proprio in quelle giornate di fine estate che introducono l'autunno, dove c'è ancora il fresco, ma dove magari alla sera si rientra a casa e ci piace accendere il camino, riscaldarci con il calore di un fuoco. E l'ho trovato perfetto proprio per questo momento di passaggio tra l'estate e l'autunno. È un profumo davvero, davvero meraviglioso. Mamma, che buono. Va bene. Passiamo ora al secondo profumo della stagione autunno, che è Ventone. Ce lo spruzziamo. Che buono. Allora, anche questo profumo ero indecisa se inserirlo nella stagione autunno o nella stagione primavera, perché è comunque un profumo fresco, una fragranza che sembra proprio portata dal vento proprio del lago. È un agrumato, ma secondo me per la presenza della nota dell'incenso che nel fondo mi era più consono inserirlo nella stagione dell'autunno. Allora, profumo Ventone, il vento. Impetuoso vento primaverile che soffia da nord, spesso dopo un temporale di montagna. Nasce nelle Alpi, violento e improvviso, soffia sul lago con raffiche che possono raggiungere i 40-60 km orari e dura anche 3 o 4 giorni. È un profumo davvero fresco, ma che poi si trasforma in qualcosa di più intimo per l'incenso, di qualcosa anche qui di sacro. Le note principali è agrumato fresco, testa, note agrumate, bergamotto, pompelmo, fico. Ritroviamo anche qui il fico. Cuore, foglie di violetta, patchouli, pepe nero. Fondo, note animali, incenso e fava tonka. Secondo me, questo profumo apre sì con una freschezza quasi proprio della brezza che trovate sul lago. Dopo il temporale, quelle giornate tra l'estate e l'autunno, dove ci sono quei temporali magari anche abbastanza forti che poi regalano quel senso di sollievo, quel senso di respiro all'aria, no? Dopo una giornata magari abbastanza calda. E quindi le note agrumate del bergamotto, il pompelmo, il fico, un fico però non dolce, non un fico succoso, ma la foglia del fico, io ci sento un profumo quasi verde del fico che mi piace tantissimo, poi si trasforma e con la fragranza della violetta, del patchouli, dell'incenso, delle note animali, diventa qualcosa di più importante, quindi per me un profumo adattissimo all'autunno. Buono, buono, anche questo è un profumo meraviglioso, è un profumo che si sente sicuramente molto, molto buono. Passiamo ora all'ultima stagione, la stagione dell'inverno. E per l'inverno, come profumo, primo profumo, ho scelto la Breva.
Allora, la breva è il vento che subentra al Tivano verso mezzogiorno, quindi abbiamo prima il Tivano e poi la breva. Questo lago è sempre arieggiato da questi venti meravigliosi. È un vento periodico che spira a volte con forza e a volte più gentilmente, da sud verso nord. Caratteristico è il suo modo di manifestarsi. Si preannuncia con un primo soffio intenso, poi si attenua per infine spirare sicuro e possente. E secondo me questo profumo è così. Che poi sentito sulla pelle, ragazzi, è proprio un'altra cosa, almeno. Allora, note principale, legnoso, secco. Nella testa abbiamo pelle, cardamomo, arancia amara, cuoio. Mauro, ci sono almeno due profumi che hanno il cardamomo e sono sicuro che questo profumo ti possa piacere tantissimo. Chiusa parentesi. Cuore, legno di cedro, cashmere, fiori bianchi, fava tonka. Fondo, patchouli, ambra, muschio animale. È un profumo che si sente. È un profumo, secondo me, carnoso, ricco, intenso. Un profumo dove all'inizio, proprio solo all'inizio, io sento l'arancia amara, il cardamomo, il cedro. Ma poi esplode proprio tutto quello che è animalico, che è la pelle, l'ambrato, quindi diventa un profumo davvero molto ricco, un profumo che quando voi passate si sente anche, ma no, veramente aiuto ragazzi, il profumo della pelle secondo me si sente tantissimo. Io lo vorrei provare sulla pelle, ma non ho più spazio, proviamo. Perché sulla cartina è il Medias Negot. È buonissimo. È buonissimo. Questo è il profumo per l'inverno. Questo, secondo me, se volete condividere il profumo anche con il vostro compagno, o vostro marito, o vostro fratello, con vostro figlio, questo è perfetto. Se ama però un profumo abbastanza strong, intenso, molto corposo. Molto cuoiato, cioè è un profumo da sedia di pelle, da caminetto, da pipa in bocca, e si legge magari un romanzo storico. Ecco, la vedrei come scena assolutamente adatta a questo profumo favoloso. Passiamo ora al secondo profumo, secondo ed ultimo profumo della stagione inverno. Parliamo del profumo Molinaccio. Molinaccio, il vento. Dalle valli retrostanti l'incantevole faggeto Lario, un paesino il cui nome deriva dalla presenza di fitti boschi abitati da antichi faggi, proviene il Molinaccio, un vento di sud-est che fa danzare le infocate foglie autunnali, tingendo il paesaggio di un caldo rosso. Allora, le note sono ginepro di testa, Petit grain, noce moscata, pepe. Cuore, vaniglia, patchouli, sandano, labdano. Fondo, resina, muschi e ambra. Un profumo, l'ho definito così, quasi sacro. Ah, vediamo che cosa ho scritto, ma l'avevo scritto anche là. Sacro, adatto all'inverno, incenso. Allora, un profumo quasi sacro. La resina e le spezie mi ricordano tantissimo il profumo dell'incenso. Di un incenso da chiesa che io tra l'altro amo tantissimo. Mi viene in mente una funzione importante come quella che potrebbe essere quella del Triduo Pasquale o quella della notte di Natale, dove si dà importanza alla funzione, al momento sacro, proprio con un intenso profumo di incenso, un incenso prezioso, un profumo che rende regale quel momento. Per me questo profumo è così, è meraviglioso. Ci sento la resina, ci sento la noce moscata, ci sento il pepe, il ginepro, tutto questo mix ambrato, legnoso, speziato, resinoso. È un profumo spettacolare, spettacolare. E anche questo è da comprare. E che vedevo lì? Sono tutti da comprare. Dov'è che l'ho spruzzato adesso qua? Sì. Profumo.
Di sacro profumo di chiesa, ma non quell'incenso che costa poco, cioè quell'incenso prezioso, quell'incenso che veniva regalato per dare importanza alla persona o al momento. Veramente uno spettacolo di profumo. Sono tutti, tutti e otto particolari, interessanti, intriganti, alcuni più intensi, altri meno, ed è anche forse sull'intensità che io ho pensato di scegliere le varie stagioni. Ma sono rimasta colpitissima da questo brand che non conoscevo, Acqua dell'Ario, e che non vi ho detto, si trova in un paesino che è chiamato Torno, è un paese sulle sponde del lago di Como, è una profumeria del territorio comasco e sicuramente, visto che non è molto lontana da me, ci farò una gitarella, così godrò delle bellezze del lago di Como, ma anche delle bellezze di questi profumi, perché poi fa candele, profumi per ambienti, quindi è comunque sicuramente un brand del territorio tutto da scoprire. Io ho finito. Vi dico cosa ho deciso di comprare per primo, ma non saranno sicuramente i primi. E il primo profumo che vorrò acquistare è il liscione, che era nella stagione della primavera e quindi in questa stagione. Il secondo invece sarà il garzeno, quello che vi ho detto che sulla mia pelle alla fine profuma di salato, di giornata passata al sole, di pelle bruciacchiata dal sole arrossata, perché mi è piaciuto tantissimo sulla mia pelle, ha davvero un mix di note che mi ha conquistato, ma mi hanno conquistato tutti, mi sono piaciuti tutti e se non li conoscete io non ho visto nessun video, ma poi alla fine non sono neanche andata a cercarli per non farmi influenzare, ho fatto una mia primitiva recensione, o meglio, ve li ho raccontati come li ho visti e sentiti, vi ho raccontato anche quali sono i venti. Niente, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento ad un prossimo video e vi auguro un buon fine settimana. Ciao e grazie!